Buonasera e benvenuti. Cari confratelli, e permettetemi, soprattutto cari amici, sono ormai molti anni, dal 1994, che partecipo ai lavori della Conferenza Episcopale Italiana. Vi sento amici, per la conoscenza lunga e profonda, la comunione vissuta in momenti di fraternità, la condivisione di responsabilità e la discussione franca dei problemi della Chiesa italiana e del mondo. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Santo Padre per la fiducia e la premura che ha riposto nella mia persona affidandomi questo incarico. Un pensiero particolare lo rivolgo inoltre al Cardinale Angelo Bagnasco, per due mandati presidente della CEI. Lo ringrazio di cuore, a nome di tutti, per il suo servizio, la fedeltà al Papa e alla Chiesa e l'attenzione dedicata ad ognuno di noi. Pensando al territorio di cui siamo espressione, sento il dovere di esprimere una parola di profonda riconoscenza ai nostri parroci. Sono costruttori di comunità, strumenti della tenerezza di Dio, presbiteri che si spendono e si ritrovano nella carità pastorale. Accanto a loro mi è impossibile non accennare ai religiosi, uomini e donne che nella varietà dei loro carismi ci restituiscono il primato dell'amicizia col Signore, la profezia della fraternità e la fecondità delle opere. Un ringraziamento doveroso infine in questa sede anche agli operatori della comunicazione, che ci consentono di arrivare nelle case della gente con una parola che vuole essere di sostegno e di speranza. Grazie davvero di cuore. L'incarico che mi è stato affidato mi pesa sulle spalle, non ve lo nascondo, anche per l'età. Mi consolano le parole che Monsignor Enrico Bartoletti scrisse nel suo diario l'11 agosto 1972, quando gli fu comunicato il suo nuovo compito in CEI. Così scrisse: «In manus tuas domine, Signore, accetta il mio umile sacrificio e dammi la grazia di cercare solo te. Con gioia e commozione cerco di far mie queste parole con l'assoluta convinzione che senza l'aiuto di Dio non potrei fare nulla. Sento una grande responsabilità che si addolcisce nella consapevolezza di servire la Chiesa italiana. Cari confratelli, è mia intenzione aprire il Consiglio permanente rivolgendo un pensiero a quelle persone che ora sono nella sofferenza e nel lutto. Vorrei testimoniare la più sincera vicinanza a tutte quelle donne che in Italia pressoché quotidianamente sono vittime di una violenza cieca e brutale. Un pensiero affettuoso va anche a tutte le popolazioni italiane ferite dal terremoto, da Ischia all'Italia centrale, ai cittadini di Livorno colpiti da una tragica alluvione e al Messico, dove un terribile terremoto ha tolto la vita a centinaia di persone. Un cambiamento d'epoca. Io salterò qualche brano, ecco, di questa prolusione che non vorrei si dilungasse troppo, ma è scritta completamente, ecco, quindi. Parlando a Firenze al convegno ecclesiale nazionale, Papa Francesco ha detto che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento quanto un cambiamento d'epoca. Questo è uno snodo decisivo, il punto di partenza per la riflessione e l'impegno. Poco più in giù, questa umanità ferita, inoltre, abita un mondo dove ormai è emersa una nuova questione sociale
che investe la sfera economica e quella antropologica, la dimensione culturale e quella politica, i cui riflessi si fanno sentire profondamente anche in ambito religioso. Basti pensare all'introduzione della robotica nell'industria, alle applicazioni biomediche sul corpo umano, all'impatto ambientale delle grandi città, alle nuove forme di comunicazione e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Questa nuova questione sociale è caratterizzata da almeno tre fattori: lo sviluppo pervasivo di un nuovo potere tecnico, come aveva intuito profeticamente Romano Guardini, la crisi dell'umano e dell'umanesimo, che è il fondamento della nostra civiltà, una manipolazione sempre più profonda dell'oikos, della nostra casa comune, della terra. In questo eccezionale cambiamento d'epoca, da 5 anni, abbiamo la grazia di trovarci di fronte al messaggio profetico di Papa Francesco, che mette al centro di tutto il Vangelo di Gesù, ci esorta ad andare verso i poveri e ci invita a guardare questo nuovo mondo da un angolo visuale diverso, quello delle periferie. Il cuore pulsante di questo messaggio profetico è la conversione pastorale, che è al tempo stesso un richiamo tradizionale e radicale, è l'esercizio della maternità della Chiesa, dice il Papa, di una Chiesa che è incarnata nella storia, che non si ritira nelle astrattezze moralistiche o solidaristiche e che parla i linguaggi della contemporaneità in continuo movimento. Questo messaggio richiede un'autentica recezione di tutta la Chiesa, dei vescovi, dei preti, dei religiosi, delle suore, dei diaconi e dei laici. Qui si gioca la nostra responsabilità. Il Papa chiama ognuno a fare la sua parte, sa che c'è bisogno di tutti e chiede di liberarci dal clericalismo perché ogni persona possa avere pienamente il suo spazio in una Chiesa autenticamente sinodale. Quello che ci sta a cuore. La Chiesa italiana, per portare la luce di Cristo in questo mondo nuovo, deve fare affidamento su alcune preziose bussole di orientamento. Si tratta di priorità che coniugano una sapienza antica con l'attuale magistero pontificio: lo spirito missionario, la spiritualità dell'unità e la cultura della carità. Spirito missionario. Siamo chiamati innanzitutto ad essere Chiesa al servizio di un'umanità ferita, che significa inequivocabilmente essere Chiesa missionaria. E la prima missione dei cristiani consiste nell'annuncio del Vangelo nella sua stupenda, radicale e rivoluzionaria semplicità. Un annuncio gioioso, come ci ricorda l'Evangelii Gaudium, che punti all'essenziale, al kerygma, perché non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio. È la visione francescana di un Vangelo sine glossa, quel Vangelo che dobbiamo ad ogni uomo e ad ogni donna, senza imporre nulla. È un annuncio d'amore per ogni uomo, ricordando sempre, come ci ha insegnato Don Primo Mazzolari, che l'amore non è colui che dà, ma colui che viene e che può nascere in una stalla e morire sul Calvario perché mi ama. Molto si fa nelle nostre chiese, ma questo cammino va accelerato. Crescono nuove generazioni, diverse dalle precedenti. Ha scritto il Santo Padre: affinché questo impulso missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna chiesa particolare ad entrare in un deciso processo di discernimento
di purificazione e di riforma. È assolutamente necessario un deciso impegno per rivitalizzare le realtà che già esistono al nostro interno, ma che forse hanno smarrito la tensione e la capacità di animazione sul territorio. Va nella linea di un rilancio della pastorale missionaria anche la prima edizione del Festival Nazionale che quest'anno si svolgerà a Brescia dal 12 al 15 ottobre. La missione non solo è possibile, ma è il termometro del nostro essere Chiesa. Abbiamo percorso questa strada con decisione e libertà da noi stessi e dal passato? Mi interrogo. L'obiettivo per la Chiesa italiana è semplice quanto decisivo: concretizzare il sogno missionario di arrivare a tutti. Un sogno che ci scuote dalle abitudini, dalla pigrizia e ci appassiona. È il senso della nostra vita, come dice l'Apostolo Paolo. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Che il sogno missionario diventi davvero la nostra passione personale e quella del popolo di Dio. Così, nel cuore di questo cambiamento d'epoca, la Chiesa italiana sta in mezzo al popolo con la semplicità eloquente del Vangelo, senza altra pretesa che darne testimonianza. Il primato dell'annuncio del Vangelo fa tornare semplici, talvolta fa archiviare progetti non sbagliati, ma secondari rispetto a tale primato. Il nostro orizzonte col Vangelo diventa più semplice, ma non meno impegnativo. Prima il Vangelo, la spiritualità dell'unità. Uno dei fatti più belli della Chiesa italiana è la multiformità, frutto di storia, radicamenti secolari, coraggiose intraprese, iniziative carismatiche, fedeltà costruttive. In questo tempo di particolarismi e allentamento dei legami, ci può essere la tentazione di andare ciascuno per la propria strada. Isolarsi è una tendenza che può entrare anche all'interno della Chiesa, ma che va allontanata con decisione. Un corpo è vivo solo se tutte le membra cooperano con esso, tra loro. Nessun membro del corpo può vivere da se stesso. Mi auguro che queste affermazioni siano accolte per quello che intendono essere, un forte richiamo a un maggior apprezzamento tra le diverse realtà ecclesiali in una autentica gara a stimarsi e a valorizzarsi a vicenda, come dice San Paolo. La ricca complessità della Chiesa, però, non può essere ordinata con una geometria pastorale calata dall'alto. È necessario far maturare in questo tessuto una spiritualità dell'unità. Il cuore di questa spiritualità conduce a parlarsi con parresia, a voce alta, in ogni tempo e in ogni luogo, a partire dal Consiglio Permanente della CEI fino alla più piccola parrocchia d'Italia. Siamo chiamati a dare vita non ad una Chiesa uniforme, ma ad una Chiesa solidale e unita nella sua complessa pluralità. Si tratta dunque di un'autentica vocazione alla collegialità tra i vescovi e tutto il corpo della Chiesa e allo stesso tempo al dialogo. Chi dialoga non è debole, ma all'opposto è una persona che non ha paura di confrontarsi con l'altro. E poi la cultura della carità. La cultura della carità è la cultura dell'incontro e della vita, che si contrappone alla cultura della paura, dello scarto e della divisione. Essa è l'incarnazione della parabola del Samaritano. L'antica storia del Samaritano, come disse Paolo VI alla conclusione del Vaticano II, è stata davvero il paradigma della spiritualità del Concilio. La Chiesa
è chiamata a promuovere una cultura che si prefigge l'inclusione sociale dei poveri, perché essi hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio. E proprio perché non amiamo a parole ma coi fatti, il Papa ha istituito la Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà per la prima volta il 19 novembre. Di fronte ai poveri, la Chiesa italiana prende a modello San Francesco. Quando incontra il cavaliere nobile ma povero, egli si toglie il mantello per darlo a chi è nel bisogno, perché i poveri, anche se non fanno notizia, ci lasciano intravedere il volto di Gesù. Non avrei mai pensato che in terra cristiana, con un Vangelo che incomincia con beati poveri, diceva Don Mazzolari, il parlar bene dei poveri infastidisse tanta gente, che pure è gente di cuore e di elemosina. Parole che a mio avviso sono attualissime, perché la povertà ancora oggi è uno scandalo da nascondere e da occultare. Andare verso i poveri invece è inequivocabilmente una questione che investe la fede e che si riflette nel modo di vivere della Chiesa. La cultura della carità è anche sinonimo della cultura di una vita che va difesa sempre, sia che si tratti di salvare l'esistenza di un bambino nel grembo materno o di un malato grave, e sia che si tratti di una donna o di un uomo venduti da un trafficante di carne umana. Noi abbiamo il compito, non certo per motivi solo sociologici e morali, di andare verso i poveri per una missione dichiaratamente evangelica. Ambiti da non disertare. In questo contesto che ho sinteticamente illustrato, vedo alcuni ambiti su cui la Chiesa italiana è chiamata a fare un serio discernimento: il lavoro, i giovani, la famiglia, le migrazioni. Il lavoro. La Chiesa guarda al lavoro, al mondo del lavoro, non certo per esprimere una rivendicazione sociale, ma per ribadire un principio evangelico. Il lavoro è sempre al servizio dell'uomo e non il contrario. Anche dal lavoro passa la dignità di una persona. Un mondo che non conosce più i valori e il valore del lavoro, ha detto Francesco a Genova recentemente, non capisce più neanche l'Eucaristia. E qui salto alcune frasi e riprendo. Le parole del Papa a Genova sono di cruciale importanza. La mancanza di lavoro è molto più del venir meno ad una sorgente di reddito per poter vivere. Una società a misura d'uomo si giudica dall'attenzione che riserva alla dignità del lavoro, equalmente retribuito, accessibile a tutti. Ci sono oggi tante affermazioni gridate, ma forse manca un pensiero lungo sul Paese. In questa prospettiva si colloca la prossima settimana sociale di Cagliari dal titolo «Il lavoro che vogliamo», libero, creativo, partecipativo e solidale. Auspico vivamente che questa riflessione, ben impostata nell'instrumentum laboris, si trasformi presto in una proposta concreta da mettere al centro dell'agenda pubblica del Paese. Salto ancora due frasi e vado ai giovani. Sui giovani si gioca la parte più importante della missione della Chiesa. Accanto al lavoro, cioè al pane, i giovani hanno bisogno della grazia di Dio. Di fronte all'effimera leggerezza con cui ci si riferisce alle giovani generazioni, si staglia la preoccupazione sapiente di una Chiesa che è un'autentica madre dei suoi figli. Tornano alla mente le parole di Don Milani, che sono su una parete della scuola di Barbiana, e dicono: me ne importa, mi sta a cuore, I care. Cari confratelli, i giovani ci stanno profondamente a cuore, per questo siamo in cammino
verso il cammin il prossimo sinodo dei giovani. Ancora salto e dico: i giovani sono come le rondini, diceva la Pira, sentono il tempo, sentono la stagione. Quando viene la primavera, essi si muovono ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto vitale che indichi la rotta e i porti. I giovani, infatti, non hanno bisogno di qualcuno che gli indichi loro qualcosa da sognare, perché sono capaci di farlo da soli. Hanno molto più talento di noi vecchi e molta più capacità di pensare e immaginare un mondo nuovo. Quando si parla ai giovani, bisogna parlare con parole di verità, senza ripetere ad oltranza una serie di frasi mielose e senza sostanza. Sui giovani, infatti, c'è una drammatica e stucchevole retorica che purtroppo non viene sempre supportata dai fatti. Dovremmo impegnarci su questo. C'è molto da fare. E la famiglia. La Chiesa italiana, tra molte difficoltà, è una Chiesa di popolo. E questo popolo è senza dubbio costituito da milioni di famiglie che costituiscono la cella basilare della società italiana. Il contesto attuale, concretizzato da un crescente aumento di convivenze, separazioni e divorzi, nonché da un tasso di natalità che continua a diminuire drammaticamente, siamo la nazione d'Europa dove ci sono meno nascite, ci impone di guardare alla famiglia in modo concreto, senza cercare alcuna scorciatoia, scorgendo nelle fragilità della famiglia non solo i limiti dell'uomo, ma soprattutto il luogo della grazia. Sono almeno tre le sfide che la famiglia deve affrontare nel mondo contemporaneo, e queste sono altrettante sfide anche per la nostra Chiesa. La prima è di tipo esistenziale e risiede nelle difficoltà di formare ed essere famiglia. Spesso vedo molte coppie indugiare, dubbiose e incredule, che sia possibile dar vita ad una relazione per sempre. Infatti le donne e gli uomini di oggi sono cresciuti in un clima dove tutto, perfino le relazioni umane, viene consumato in modalità uso e getta. La seconda sfida è di tipo sociale e consiste nel riuscire a rendere più a misura di famiglia la nostra società, sempre più complessa e logorante. Questa faticosa civiltà urbana, come aveva già intuito Paolo VI, produce una serie di ostacoli oggettivi alla vita familiare. La precarizzazione del lavoro, ad esempio, ferisce l'anima dei coniugi e impedisce di formare una base minima di stabilità. I ritmi ossessivi producono una sorta di nevrosi sociale, impedendo d'avere del tempo per dedicare al coniuge e ai figli. La mobilità sociale rompe le tradizionali reti generazionali di mutua assistenza tra nonni e figli. E infine la donna, sempre più spesso racchiusa tra una maternità desiderata e un lavoro necessario, rischia di non comprendere più qual è il suo ruolo all'interno della famiglia e della società. La terza sfida ci introduce infine in uno dei più grandi temi di discussione degli ultimi decenni e si riferisce alla questione antropologica e alla difesa e alla valorizzazione della famiglia tra uomo e donna, aperta ai figli, una sfida culturale e spirituale di grandissima portata. Per questo motivo noi abbiamo di fronte due strade. Innanzitutto quella pastorale, in cui dobbiamo impegnarci nelle diocesi, nelle parrocchie, negli uffici pastorali per recepire con autenticità lo spirito dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. In secondo luogo quella sociale, in cui chiediamo con forza alle istituzioni, a partire dalla prossima conferenza nazionale per la famiglia,
di elaborare politiche innovative concrete che riconoscano soprattutto il fattore famiglia nel sistema fiscale italiano. Una misura giusta e urgente, non più rinviabile per tutte le famiglie, in particolare quelle numerose. Una misura di cui avvertiamo l'assoluta importanza non solo perché avrebbe dei benefici sui redditi familiari, ma perché potrebbe avere degli effetti positivi su un tema cruciale per il futuro della nazione, quello della natalità. Le migrazioni. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Sono questi i quattro verbi che Papa Francesco ha donato alla Chiesa per affrontare la grande sfida delle migrazioni internazionali. Una sfida complessa, in parte inesplorata, ma dal significato antico. Bisogna subito sgombrare il campo da un equivoco che potrebbe sorgere da un dibattito pubblico particolarmente aspro su questi temi, e ci tengo a sottolineare. La Chiesa Cattolica si è sempre occupata dell'ospitalità del forestiero e del migrante, e lo ha fatto non certo per un'idea politica o sociale, ma per amore di ogni persona. È il cuore della nostra fede, di un Dio che si è fatto uomo. L'ospitalità è da tradizione un'opera di misericordia e, come ci insegna Abramo, una delle più alte forme di carità e di testimonianza della fede. Attraverso l'ospite noi scegliamo di accogliere o di respingere Gesù Cristo nella nostra vita. Il richiamo alla difesa della dignità inviolabile del migrante, inoltre, è un insegnamento presente in molti documenti della Santa Sede e che si è fatto carne nell'opera di alcuni grandi apostoli del passato, tra i quali molti italiani. Pensiamo a Francesca Cabrini, Geremia Bonomelli, Giovanni Battista Scalabrini. Oggi questa sfida antica si propone con tratti nuovi, e lo sguardo profetico di Papa Francesco ha il merito storico di aver tolto i migranti da quella cappa di omertà in cui erano stati confinati dalla globalizzazione dell'indifferenza e di averli messi al centro della nostra attività pastorale. Promuovere una pastorale per i migranti significa, prima di tutto, difendere la cultura della vita in almeno tre modi: denunciando la tratta degli esseri umani e ogni tipo di traffico sulla pelle dei migranti, salvando le vite umane nel deserto, nei campi e nel mare, deplorando i luoghi indecenti dove troppo spesso vengono ammassate queste persone, i corridoi umanitari nei quali la Chiesa italiana è impegnata in prima persona e sono quindi necessari per dar vita ad una carità concreta che rimane nella legalità. Il primato dell'apertura del cuore al migrante ci fa guardare oltre le frontiere italiane, ci invita a intensificare la cooperazione e l'aiuto allo sviluppo al sud del mondo per far risorgere tra i giovani la speranza di un futuro degno della propria patria. È una linea su cui si muove da tempo la CEI, sostenendo numerosi progetti di sviluppo e recentemente con la campagna Liberi di partire, liberi di restare. Si tratta di un progetto innovativo perché affronta il tema del diritto delle persone a restare nel proprio paese senza essere costrette a scappare a causa della guerra o della fame. Accogliere è un primo gesto, ma c'è una responsabilità ulteriore, prolungata nel tempo, con cui misurarsi con prudenza, intelligenza e realismo. Non a caso il Santo Padre, di ritorno dalla Colombia, ha ricordato che per affrontare la questione migratoria occorre anche prudenza, integrazione e vicinanza umanitaria.
Tale processo va affrontato con grande carità e con altrettanto grande responsabilità, salvaguardando i diritti di chi arriva e i diritti di chi accoglie e porge la mano. Il processo di integrazione richiede innanzitutto di fronteggiare, da un punto di vista pastorale e culturale, la diffusione di una cultura della paura e il riemergere drammatico della xenofobia. Come pastori non possiamo essere vicini alle paure, non possiamo non essere vicini alle paure delle famiglie e del popolo. Tuttavia, enfatizzare e alimentare queste paure non solo non è in alcun modo un comportamento cristiano, ma potrebbe essere la causa di una fratricida guerra tra i poveri nelle nostre periferie, un'eventualità che va scongiurata in ogni modo. Infine, alla luce del Vangelo e dell'esperienza di umanità della Chiesa, penso che la costruzione di questo processo di integrazione possa passare anche attraverso il riconoscimento di una nuova cittadinanza che favorisca la promozione della persona umana e la partecipazione alla vita pubblica di quegli uomini e di quelle donne che sono nati in Italia, che parlano la nostra lingua e assumono, questo è importante, la nostra memoria storica con i valori che porta con sé. L'Italia, cari confratelli, tra queste priorità irrinunciabili per il Paese che ho appena tratteggiato, c'è un unico filo comune, l'Italia. A noi interessa che l'Italia diventi un Paese migliore. Bisogna perciò avere la forza, il coraggio e le idee per rimettere a tema l'Italia nella sua interezza, con la sua storia, il suo carattere, la sua vocazione. L'Italia è un paese bellissimo, straordinariamente ricco di umanità e paesaggi, ma estremamente fragile, sia nel territorio che nei rapporti sociopolitici. Ai cattolici dico che la politica, come scriveva La Pira, non è una cosa brutta, ma una missione. È un impegno di umanità e santità. La politica, come affermava Paolo VI, è una delle più alte forme di carità. Papa Francesco ha più volte auspicato la necessità dei cattolici in politica. Ma come? Non spetta a me dirlo. Quello che mi preme sottolineare è che il cuore della questione non riguarda le formule organizzative. Il vero problema è come portare in politica in modo autentico la cultura del bene comune. Non basta fare proclami. La proclamazione di un valore non ci mette con la coscienza a posto. Bisogna promuovere processi concreti nella realtà. Non è auspicabile che, nonostante le diverse sensibilità, i cattolici si dividano in cattolici della morale e in cattolici del sociale. Né si può prendersi cura dei migranti e dei poveri per poi dimenticarsi del valore della vita, oppure al contrario farsi paladini della cultura della vita e dimenticarsi dei migranti e dei poveri, sviluppando in alcuni casi addirittura un sentimento ostile verso gli stranieri. La dignità della persona umana non è mai calpestabile dall'inizio della vita fino al suo termine e deve essere il faro dell'azione sociale e politica dei cattolici. I cattolici hanno una responsabilità altissima verso il Paese. Dobbiamo perciò essere capaci di unire l'Italia e non certo di dividerla. Occorre difendere e valorizzare il sistema Paese con carità e responsabilità, perché il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto sociale dell'Italia con prudenza, pazienza e generosità. Cari confratelli, lo Spirito Santo ci sostenga nel nostro servizio alla Chiesa e alimenti la nostra comunione. La preghiera comune e fiduciosa di tutti noi ottenga dalla misericordia del Signore
una crescita da tutti nella carità e nell'amore per il Vangelo. Grazie e scusate se mi sono un po' dilungato.